Nuovo esame patente nautica, corso senza limiti dalla costa, problemi delle correnti, esercizio, prova di carteggio numero 1A su carta nautica 5D. L'imbarcazione Daphne si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS, latitudine 42 gradi 51 primi nord e longitudine 010 gradi 16,9 primi est. Da questa posizione dirige sul punto B, situato sul rilevamento vero 1270 del monumento di Capo della Vita, a distanza dal monumento di 2,9 miglia nautiche. Posto che in zona è presente una corrente con direzione DC180, velocità VC 2 nodi, indicare la velocità propria da impostare per raggiungere il punto B in 30 minuti. Bene, quindi iniziamo. Il punto A l'abbiamo già messo in carta, latitudine 42 gradi e 51 nord, longitudine 0,10 gradi 16,9 est. Da questo punto vogliamo raggiungere il punto B situato sul rilevamento vero 127 del monumento di Capo della Vita. Quindi prendiamo il rilevamento 127, cerchiamo di stare, 127 sappiamo che è nel secondo quadrante, quindi cerchiamo di stare fuori da, cioè non venire qui perché si legge male. Cercare di tenere la squadretta più possibile in zona pulita. Ecco, rilevamento 127. Scorriamo sul monumento di Capo della Vita, che è, vi faccio vedere questo puntino c'è scritto monumento. E andiamo a tracciare il rilevamento 127. Mi raccomando, tracciate sempre il rilevamento nella direzione giusta, in modo da non sbagliare, perché un errore classico all'esame è quello di tracciare il rilevamento alla rovescio. Questo è il rilevamento 127, distanza 2,9 miglia nautiche. Prendiamo 2,9 miglia nautiche. E distanza dal monumento, attenzione, è importante perché a volte possono segnare distanza dalla costa. Riprendiamole a modo. Infatti mi sembravano troppe, 2,9. 9 miglia. Ecco riprendiamo con attenzione, con precisione. Punto è questo. Questo è il punto che vogliamo raggiungere, il punto B. Chiamiamolo B. Allora, qui cosa dice? Che noi dobbiamo raggiungere il punto B in 30 minuti. Quindi, tanto misuriamo la distanza tra il punto A e il punto B per capire quella che sarà la nostra velocità effettiva. Prendiamo la distanza fra il punto A e il punto B, la veniamo a misurare e risulta essere 4,4 miglia. Quindi 4,4 miglia e mezz'ora dobbiamo andare chiaramente a 8,8 nodi, ok? Quindi a questo punto cosa facciamo? Tracciamo quella che sarà la nostra rotta vera, e qui è importante stare attenti nell'esercizio delle correnti, perché negli esercizi delle correnti, perché è importante distinguere bene rotta vera e prola vera, ok? Quella che noi vogliamo fare è la rotta vera, quindi tracciamo da A a B la nostra rotta vera, ok? Poi sappiamo che sulla rotta vera deve essere riportata la velocità effettiva, ok? Quindi noi la velocità effettiva abbiamo detto deve essere, per fare questo tratto in mezz'ora, deve essere 8,8 nodi. Andiamo a prendere 8,8 miglia con attenzione, 5, 6, 7, 6, 7, 8,8, ok? E andiamo a riportarle, quindi la velocità effettiva, sulla prora vera. Ok, qui abbiamo trovato, cioè scusate, sulla rotta vera. Qui abbiamo trovato il nostro punto chiave. A questo punto lui ci dice che abbiamo una corrente di direzione corrente 180. Vabbè, direzione corrente 180 è molto facile, è verso sud. Andiamo a tracciare il nostro vettore corrente dal nostro punto di partenza. Ecco, e su questo prendiamo la velocità corrente di 2 nodi, quindi velocità corrente prendiamo 2 miglia. Ecco,
E questo è il nostro vettore corrente. Io lo indico sempre con una freccettina. Va bene? Allora, come vedete, io ho tracciato la rotta molto lunga. Perché? Perché adesso noi cosa dobbiamo fare? Per trovare la velocità propulsiva dobbiamo unire il vertice della corrente con il punto chiave, che è questo qua. Va bene, quindi la rotta è stata disegnata prolungata proprio per quello. Altrimenti avremmo potuto dividere per due o per quattro per rimanere qui all'interno, però lo spazio c'era, quindi noi questa è la nostra velocità effettiva, questa è la nostra velocità propulsiva. Andiamo a leggere quant'è la velocità propulsiva. La velocità propulsiva è 10,1 nodi, quindi la distanza è 10,1 miglia, quindi la velocità propulsiva 10,1 nodi. Ok?